Oggi parlo di un tema delicato ma estremamente importante perché accomuna, prima o poi, tutti gli esseri umani: affrontare il lutto. Vediamo assieme 5 suggerimenti che è importante tenere a mente quando attraversiamo questi momenti della vita e, successivamente, alcune cose da non fare se stiamo vicino a una persona che sta cercando di elaborare un lutto. Evita di trascurarti e lasciarti andare, ma prenditi cura di te stesso durante tutto il periodo di prostrazione. Ci sono molti modi per prendersi cura di se stessi, alcuni che partono da piccole attenzioni che possiamo cercare di mantenere, fino ad arrivare a veri e propri progetti, anche piuttosto impegnativi. Consultare un buon medico, prendersi cura del proprio corpo, decidere di iniziare un percorso psicologico, andare a vedere con alcuni amici un film o una mostra che ci piace, farci un regalo e così via. Costruisciti una rete di sostegno. È importante non sentirsi soli, ma appoggiati e sostenuti da persone che per noi possono essere più o meno importanti. Amici, parenti, vicini di casa, conoscenti, familiari possono tutti essere elementi preziosi da tenere a mente come risorse in un momento di bisogno. Un'idea può essere quella di redigere una lista comprendente i nomi di tutte queste persone e organizzarsi per poter stare a turno con ognuna di loro. Vivi il dolore per collocare la morte nella giusta dimensione che le spetta, che è il passato. Lo spazio corretto dove riporre la morte lo si trova soltanto dopo aver vissuto tutte le emozioni che l'evento doloroso ci suscita. Da questo punto di vista bisogna passare in mezzo per poterne uscire fuori. Se non si vivono le emozioni ma le si respinge, non si vive il dolore, ma soltanto in un primo momento. È un benessere illusorio che cela al suo interno uno stato di malessere, che rischia di riattivarsi al prossimo evento critico con una buona dose aggiuntiva di interessi. Crea dei tuoi rituali di separazione. È importante dare un senso, anche se solo simbolico, alla fine di una fase e all'inizio di una nuova. I rituali praticati una volta, come la veglia funebre o il saluto al defunto, aiutavano le persone a rendersi conto di quello che succedeva, a mentalizzare il lutto e quindi facilitandone anche la sua elaborazione. Se oggi è difficile fare questo genere di rituali, è importante crearne di altri, nei quali i congiunti devono avere possibilmente un ruolo attivo all'interno del funerale. Ad esempio, portare una poesia o dei fiori tagliati dal proprio giardino, o per un bambino un disegno dedicato alla persona che non c'è più. Sono tutti buoni tentativi di creare dei rituali di separazione personalizzati. Concediti 4 piaceri al giorno. È importante non fermare il tempo perché ci si sente in colpa nei confronti di chi non c'è più, ma al contrario, riattivare il proprio motore per vivere anche per chi ci manca. Si può fare una lista di ciò che ci piacerebbe fare, anche cose piccole, e controllare ogni giorno di averne fatte almeno 4 presenti su questo elenco. Gli errori da non commettere. Questo punto riguarda principalmente chi sta vicino a qualcuno che sta affrontando un lutto e riguarda più in generale il concetto di non dare consigli a chi non li chiede. Evitiamo di fornire parole di consolazione maldestre, perché rischiano di ferire la persona che le riceve e di lasciare il loro segno per molto tempo. Ecco una selezione di frasi che è meglio evitare di dire, che ho raccolto nel corso della mia pratica clinica. Vedrai, ne uscirai. Ti devi rifare una vita. Con il tempo ogni cosa tornerà a posto. Tu l'hai conosciuto così poco, non è come perdere un figlio come è successo a me. Non preoccuparti e pensa a una nuova gravidanza. Non hai diritto di mostrare la tua tristezza davanti ai tuoi figli. Se non si sa cosa dire, meglio tacere. Una persona silenziosa può comunque essere di aiuto a qualcuno che sta soffrendo perché attraversa un lutto. Piuttosto che parlare per frasi fatte, è meglio ammettere il proprio sgomento e incapacità di dire qualche cosa, pur riconoscendo il dolore che l'accadimento provoca in noi. È così terribile che non so cosa dire, ma sento che ti sono vicino e, per qualsiasi cosa, conta su di me.
I 5 suggerimenti che ho fornito, come avrai capito, vanno tutti nella direzione di non vivere passivamente il trauma, ma cercare di reagirvi in maniera propositiva e costruttiva. A proposito, hai già visto il video in cui spiego perché tirare le patate possa aiutarci ad attutire eventuali cadute? Se non l'hai ancora fatto, clicca qui. Altrimenti lascia un commento nello spazio sottostante a questo video e iscriviti al mio canale per non perdere le prossime puntate. Ciao!